Ciao a tutti, oggi vi proporrò un buonissimo piatto a base di pesce e melanzane, veramente semplice da preparare e oltre ad essere un primo piatto, a parer mio, è anche un piatto unico completo, poiché è ricco di carboidrati, fibre date dalla pasta integrale e dalle melanzane, sali minerali, vitamine e proteine, tutto bilanciato, sano e con valori nutrizionali ottimi. Non vi resta che provarlo. Dopo aver lavato la melanzana, dovremo privarla delle estremità e tagliarla a cubetti piccoli. Più saranno piccoli e prima cuoceranno. Ci dedichiamo poi al pesce. Io ho preferito sfilettare una salpa, un pesce un po' snobbato, ma che vi posso assicurare dal gusto veramente fantastico. Ovviamente già pulita, privata delle squame e dei visceri e passata sotto l'acqua corrente. E in più, per arrivare a 300 g di polpa, ho deciso di aggiungere qualche cubetto di pesce spada. Ho fatto un po' misto, ecco. Ma voi siete liberissimi di utilizzare il pesce che più vi piace, che sia tutto pesce spada, o tutto tonno, o tutto salmone, oppure filetti di orata o di spigola, uscirà buonissimo ugualmente, ve lo posso garantire. Io ormai l'ho testato in ogni modo questo primo piatto. Poi, se non vi dovesse piacere il pesce, potreste anche ometterlo e condire la pasta solo con le melanzane, oppure sostituire questi 300 g di polpa di pesce con la stessa quantità di zucchine per un primo piatto vegetariano. Tutto gusto. Le varianti, insomma, sono infinite, quindi sbizzarritevi. Per la sfilettatura del pesce io adesso procedo un po' veloce, ma vi lascerò nelle schermate finali, alla fine di questa ricetta, il video dove vi spiego bene passo passo come procedere. Vedrete, sarà più semplice del previsto. Poi, una volta che ci prenderete la mano, vi verrà semplicissimo. Se dovesse rimanere un po' di polpa attaccata ancora alla lisca centrale, la potrete togliere in un secondo momento con l'aiuto del coltello, così come appunto sto facendo anch'io. Sarà pochissima, ma qui non si butta via nulla. Dopo aver ricavato i due filetti di pesce, li dovremo privare della pelle così come mostrato in video e poi o con le dita o con le pinzette adatte dovremo togliere le eventuali spine presenti nella polpa. Trasferiamo i filetti all'interno di una ciotolina ed ecco aggiunti anche i cubetti di pesce spada. Condiamo il tutto con 2 cucchiai di vino bianco, sale a piacere, mescoliamo e mettiamo da una parte. Adesso all'interno di una padella in pietra facciamo rosolare bene uno spicchio d'aglio e mezzo, dopodiché lo toglieremo. Ecco, è giusto per dargli un po' di gusto, ecco, di sapore di aglio. Abbassiamo la fiamma, versiamo i cubetti di melanzane, in un altro fornello poi mettiamo l'acqua a bollire con il sale, pronta per cuocere la pasta, e versiamo un mestolo d'acqua di cottura sulle melanzane. In questo modo cuoceranno meglio e prima e saranno anche già saporite. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per circa 15-20 minuti. Dovranno essere morbide. Trascorso questo tempo, cuociamo la pasta. Io ho scelto dei fusilli integrali e alle melanzane quasi cotte aggiungiamo i filetti di pesce. Mescoliamo bene e facciamo cuocere per altri 5-7 minuti. Il pesce cuocerà veramente in pochissimo tempo. Aggiungiamo qualche foglia di alloro tagliata a pezzetti che gli dà un buon sapore, ma che comunque è opzionale. Quindi, se non doveste avere l'alloro in quel momento a casa, andrà benissimo una qualsiasi altra spezia a vostra scelta. Secondo me ci sta molto molto bene anche il rosmarino oppure la salvia. E attendiamo che la pasta sia pronta. La scoliamo al dente, la facciamo saltare in padella per circa 3 minuti, mescoliamo bene e voilà! Il nostro buon piatto di melanzane e pesce è prontissimo per essere servito a tavola.
Guardate che bellezza di colori e soprattutto il profumo che sta emanando è un qualcosa di paradisiaco. Provateli conditi così e mi darete ragione. Cucinerete soltanto questo piatto e basterà per sentirvi sazi e soddisfatti. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commentini. Sapete che mi fa sempre tantissimo piacere leggervi e mi fa tantissimo piacere anche ricevere le vostre foto delle mie ricette, rifatte da voi ovviamente. Per cui mi raccomando, preparate questo buonissimo primo piatto. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!